stato realmente assolvito il primario, cioè il professor Valentini, con il quale all'epoca abbiamo realizzato una prima parte del progetto che questa iniziativa contribuirà a definire in maniera più sviluppata, realizzando un grande acquario nel bunker dove da lui fanno il ciclo della letteratura. Voi sapete che purtroppo è molto difficile tenere i bambini fermi a questo trattamento, con il fine del dato realizzato da una straordinaria economico acquario, comunque il acceleratore dovrebbe essere diventato sommergibile. Questi bambini vengono condizionati in gioco a star fermi sommergibile per attraversare l'acquario e questi 3-4 minuti viene perduta la perdita. Questo evita che questi piccoli siano sedati per prendere loro di seguito per poter fare la perdita. Quindi, cioè di come le cose di promozione che superano tutta una serie di stupidaggini che noi facciamo, diciamo, tra l'altro che quotidiano e con la cosa normale che ciò avviene, naturalmente non si può dire in quantità, però sicuramente un'occasione come questa è un'occasione importante per misurarsi con una realtà sociale e importante. Che dire, la sensibilità delle persone è stata stupefacente, perché noi abbiamo cercato, io personalmente ho cercato di coinvolgere principalmente le personalità di Spoleto. Nella Spoleto, che ho un cugino a Spoleto, che tra l'altro è stato aspetto che non c'è mai nonno, non c'è mai nonno, non c'è mai nonno, proprio perché volevamo dare un segnale alla personalità di Spoleto, in questo senso nella loro città, perché si realizzava una cosa importante nella loro città con una finalità assolutamente importante. La risposta è stata coraggio, direi. Non mi aspettavo nemmeno tanto, perché per noi non è un'esperienza, quindi era un po' una sorta di esperimento, è stato sposato completamente da tutti, arriveranno necessariamente anche tante persone da loro, se è possibile, ne vorranno quindi danno la priorità sui, quindi ci sarà questa comunione di questo intento. L'amministrazione di un'università parteciperà con il delegato del sindaco, presidente della Commissione Cultura del Giorno di Cuore, che porterà ovviamente lo saluto dell'amministrazione elettronica insieme al benemerito del deposito di Spoleto, che per me è un amico a livello personale, perché ha dimostrato come non solo una sensibilità assolutamente rara, devo dire, nel mondo politico, non comune, e quindi ci aiuta